Oh, ma Ferre dov'è? Mannaggia lui. Sempre in ritardo, sto ragazzo. Ma scusami, eh? Ehi, Ci eravamo quale? dati appuntamento in quel parco, Ah, non non questo questo. parco. Ma non vieni un attimo, No, no, perché io vedevo hai che qua vuoi sbagliato. fare questi esercizi così. No, Io no, il anzi, vero parco si c'ho già trova di là. un po' Andiamo. fastidio io in realtà. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma no, ma io su queste cose qua grigie non mi ci No, trovi. questo è il vero parco, tu Qua fidati. anche sulla panchina No, non. no, qua, questo è il Va parco, bene, andiamo. ok, giudicato. Primo esercizio che ti voglio far fare, molto easy in realtà. Fai così. Ok, allora se mi appoggio per terra riesco a farlo, se no posso farlo così, guarda, questo qui è No, il front ragazzi, vabbè. questo è il front, Esatto, per il meme. No, in realtà questo dopo te lo faccio fare in propedeutica. Adesso ti testo sulle trazioni che sarebbero la base di questo esercizio, no? Come te la cavi in trazione? ok. Io trazioni ne faccio almeno una o due, almeno. Perfetto, andiamo a vedere. Allora, trazione, com'è che si fa? Ci appendiamo, larghezza presa a spalle anche poco più, o anche tanto di più, dipende come ti trovi te. Per ora non è un problema. Da qua devi attivare le scapole e poi tiri su e scendi. Su e scendi. Easy. Perfetto. Vediamo, dai. Allora io parto, sono già appoggiato bene, quindi Sì. Braccia belle lunghe. Ok, un po' più su se riesci, dico con il mento. Vediamo. Ok, vai ancora, ancora. Stendi completamente le braccia quando scendi. Ok, dai, un'altra ce l'hai. Ok, dai, Ok, basta, buono. basta ragazzi, Non le ho contate, quante erano? al 4, prossimo 5. video, ciao, Erano 4, 3, 5. 4, 5, Non non le ho so, contate. Vabbè, nel comunque. video metteremo il counter, ci sarà. Esatto. No, trazioni qualcosina abbiamo, Ok, pensavo però. peggio in No, effetti, infatti anch'io, ok. quindi ci sta, dai. Prossimo test che vi facciamo fare sono i dips, così lo scaldiamo ancora un po'. Allora, queste parallele intanto sono strettissime, ma vabbè, fa niente. Io salgo in modo brutale. Da qua, attivi le scapole, quindi non così, così. Sempre lontano dalle orecchie. E poi scendiamo, sempre mantenendo l'attivazione della scapola, mai perderla. Ok. Sempre lontane E dalle orecchie. l'avambraccio perpendicolare sempre Sì, lì dipende più nella che spalla altro che. a che focus vuoi dare, in base a come ti inclini, dai più focus al petto, al tricipite, alla spalla. Comunque. Tu fallo intanto come sei abituato te, poi vediamo. Vediamo come fa sti dip. Bravo, lontano dalle orecchie, scendo, perfetto. Vedi, tu ti inclini un po' indietro, dai più enfasi al Va bene. Al petto. petto, sì, Non così. è sbagliato, cioè comunque una variante, ci può stare. Comunque direi che ci siamo. Qua ne ho Molto, un po' molto di più. bene. Vabbè, ci sta. Tendenzialmente poi le dip sono anche un po' più facili delle trazioni. Qua stai un po' elevando le scapole, quindi attenzione. Eccola, bravissimo. Vabbè, comunque dai. Dai, basta Ok, che ti bruci. mi scoppio tutto, cazzo. Ho già detto una parola, ragazzi, che non mi piace. Com'è che si. Skill, skill. Stitch. Le abilità, le abilità. Oggi ti insegno le abilità. Primissima Non è skill, che sono molto skin, basic. magari, no? No, Neanche, non sono niente. skin. Allora, non è Va il bene. dip, te lo dico subito, subito. È molto easy, è una skill di mobilità, si chiama L-sit. Ti faccio fare la versione più semplice, dove da qua fai questo. Quindi molto semplicemente alzi le gambe e mantieni la posizione. Io ragazzi forse ho delle gambe troppo grosse, Così ce però l'hai sicuro, talmente facile. Vediamo. Allora, vado. da Allora qua tiro su braccia così. tese, più giusta di stare un po' L, culo un po' più in avanti. Così. No, non indietro, in Si avanti, in sbilancia, avanti, in avanti. Un po' più in avanti se riesci. Ok, dai, più o meno. Sì, per tenerlo più avanti devo tenere i piedi più indietro, quindi così, per Così va te. bene, ottimo. Perfetto. Chiaro. Direi che Tutto così lì? c'era. Adesso facciamo la versione un po' più Ah, ecco, difficile. Mi sembrava troppo easy. Certo. Allora, da qua, cioè in realtà la versione più difficile è o stendi una gamba, oppure Ok, che già fatica. potresti anche stenderle entrambe e mantieni. E io di mobilità ne perdo tanta, mi sa. Questo sì, bisogna. È tutta mobilità dei flessori dell'anca, bisogna vedere come sei messo. E anche. Vabbè, addome anche perché giustamente devi. Vediamo un attimo, ma. Forza dell'addome che mantiene su Vediamo un po', le vediamo un po'. Allora, faccio così. gambe. Tiro su. Sì. Sì. Una gamba, però vedi che già perdo un po', Prova a minchia. stenderle entrambe, che magari ti viene più facile a livello di Eh no. input. Ha scrocchiato qualcosa, aspetta, Il ginocchio era. eh. Eh sì, e te? Eh no. Ci sta.
Ragazzi, sti 2 metri si fanno sentire. Mannaggia. Va bene, adesso prima di vedere skill più seri faccio vedere un'altra skilletta, ma ci riposiamo un attimo prima. Altra skillettina, che visto che nei dip sei bravo, magari questa ce l'hai. Bravo, bravo si va per dire. Veramente. Allora, sempre mantenendo scapole lontane dalle orecchie, fai il dip profondissimo, l'acqua scendi quei gomiti, così. Ok, e li appoggi però? Sì, ti butti, devi, puoi fare uno slancettino in avanti. Rifammi vedere, ok, vai giù. E così, l'acqua scarichi e bomba. Ah, che bomba questa, fammelo vedere ancora una volta se riesci senza scoppiarti. Così, okay. Vai indietro, carichi e bomba. Cioè, sei molto bravo ad appoggiare il gomito senza spaccartelo. No, ma non te lo spacchi perché tu comunque fai il dip profondo prima. Ok, quindi okay. Sta arrivando il sole, occhiali, dove ce li ho? Vai, ricapitoliamo. L'appoggio è così, ok. Sì, però prima dovresti partire da dip profondo, okay, e sì, poi sì. Dopo da lì scendi. Quindi così. Vai giù, fai così. Sì, ti dai uno slancio in avanti, carichi. E poi fai così e torni su, sì, ok, esatto. Chiaro. Allora, va bene. Dai, vediamo. Bello. Mi raccomando, dip bello profondo, sennò poi ti fai male ai gomiti. Uh-huh. Ok, quello che dicevo, come cazzo fai? E tu prendi, andavi giù e sì. Tac, ok. Okay. Giù. No, però mi raccomando, stai. Okay, esatto, giù ancora. No, cazzo. Ancora okay, più giù. Non è facilissimo, capito. No, ci sta, magari, cioè, devi un attimo prenderci la mano, però tanto giù devi andare. Giù, ancora un po' se riesci. Ok. Che butta indietro i gomiti. No, cazzo. Però c'è anche un po' di paura. Però fare una cosa, allora, parti già da così. Ok. Come hai fatto prima. Già da così. Parto darmi solo lo slancio. Sì, okay. Esatto. Quindi così. No, Non è facilissimo, questa qua già ci vuole un po' più di forza. Sui polsi tanto senti che... Sì, polsi e gomiti qua lavorano. Infatti questo è un ottimo esercizio propedeutico per lo slow muscle up, perché è più o meno... Vabbè dai, ci sta. Più o meno la transizione dello slow muscle up te la ritrovi qua. Quindi se diventate bravi qua nello slow muscle up potreste avere un po' di trance. Ah, interessante questo, perché se ho capito qua la differenza di prima, che proprio sentivo la gamba che non ci arrivavo, sentivo proprio un limite. Qua sta. Ho capito com'è, però forse è un po' di paura. Vai, riprova, vediamo. Romire. Ci sta. Ti ho messo un po' troppo alla prova. Però figo, mi piace. Dai. Tanta roba. Dai, fammi vedere la prossima skill. Io ti vengo dietro, ci provo, ma dai. Ci sta. Poi provate a farla anche voi a casa, ci scrivete nei commenti quante. Allora, io non mi assumo responsabilità se mi fate male, quindi occhio a quello che dici. Ok, prossima skill, front lever tuck. Dobbiamo stare braccia tese per tutto il movimento. Qua puoi scegliere se tenere il pollice su, pollice giù. Ti consiglio su, visto che anche sta sbarra è bella grossa, magari riesci a esprimere più forza. Ok. Da qua non devi fare altro che portarti su una gamba, poi l'altra e mantenere la posizione. Ok, va bene. Questa è una skill di forza di schiena. Vediamo che succede. E immagino che lui poi allunghi le gambe. Però facciamo vedere una cosa. Vieni qua, che stai lontano. Sì, allora. Ricordiamo una cosa. Aspetta, sono io basso, è lui troppo alto. Io sono alto 2 metri, ragazzi. Io sono 1,80. Non ho mai fatto calisthenics in vita mia, ricordiamo questa cosa. Però qua, essendo che raccogliamo le gambe, non sono un problema. Le raccogliamo per forza perché si staccheranno. Bisognerà raccoglierle, ragazzi. Certo. Allora, vediamo un po'. L'apertura quanto è ampia? Larghezza spalle, sì. Ok, quindi una robetta del genere. Ok, afferra, sperra bene qua che devi esprimere forza. Poi da lì, esatto, raccogli e tiri su. Però l'ho incrociato, ok, così. Ok, se sei un po' basso col sedere. Ok, aspetta, rifaccio, però l'ho capita bene o male. Cerca di tenere le gambe proprio al petto. Ok, il sedere era basso, quindi tirarlo su. Ok, sì, esatto. Ginocchia al petto. Vai super, ok, buono. Ok, così. Ok. E qua sarebbe da allungare poi. Posso provare a allungare la gamba? No, è impossibile, perderò tutto l'equilibrio. Sì. Per ora lascia stare anche perché non era perfetto. Ok. No, perdo completamente. Ora magari sei anche stanco, ci sta. Però così mi do il colpo, aspetta. Vabbè, ma ora magari sarai anche stanco, dai, va bene. Provo ancora a fartene una, ma. No. Sento che vado tutto indietro. Se vuoi riproviamo tra un minutino. Allora, quello che ha sbagliato Ferre è che lui era più appeso, non stava proprio esprimendo forza. Mi hai detto una frase che mi ha aiutato molto. Io ragionando da palestrato, non da calistenico, mi hai fatto l'esempio di un esercizio palestra, il pull down. Quindi fondamentalmente lat machine barra tirare giù. Esatto. Quindi fare esprimere forza fondamentalmente sulla spalla, ok? È più schiena che spalla. È più schiena che spalla. Sì, in realtà è un esercizio di dorso, quello mi correggo subito. Però vedo tanto che quello che tu fai è andare a cercare questo movimento. Calcola che lavora molto il tricipite, perché comunque una spinta verso il basso, la parte posteriore della spalla e il dorso principalmente. Ok, però ho capito, provo un attimino, dai, provo di nuovo. Vai. Vediamo se per caso è migliorata la situazione. Allora.
Ok, no, mi sa che ormai sei bruciato. L'hai fatto all'inizio in parte, ma... No, ti sei bruciato. L'ho perso completamente. Vabbè, comunque ci sta, alla fine. Però di trazioni ho capito, ho capito dopo. La prossima volta lo faremo. Esatto, prossima volta. Oh, guarda, ci sta davvero a fare un test tra qualche mese. Ragazzi. Dai, ora ultima skill, proviamo il back lever, vediamo che succede. Ciao, suona già comunque così cattivissimo, non mi piace. Regà, per ora il video finisce qua, ci sono stati altri test oltre al back lever, quindi mi raccomando, restate sintonizzati perché nei prossimi giorni uscirà una seconda parte.